Benvenuti e benvenuti a questo nuovo episodio di Diritto al Punto. Per coloro che ci stanno guardando su YouTube, probabilmente il volto dell'ospite che è con me oggi non è nuovo, e infatti si tratta di un ospite che ci ha fatto compagnia l'anno scorso per un focus proprio sui concorsi pubblici e sui ricorsi. Visto che però i focus li mettiamo soltanto su YouTube, ci è parsa una buona idea creare una nuova intervista con lo stesso tema anche per i nostri ascoltatori podcast, come puntata canonica della nostra stagione 7. Ho il piacere quindi di dare il benvenuto nuovamente all'avvocato Danilo Granata. Danilo, grazie di essere tornato con noi. Buonasera a tutti, grazie a te Gian Domenico per avermi coinvolto nuovamente. Per me è un grande onore, come ti dicevo, e come ti ho sempre detto, sei complimenti per il lavoro, per il podcast. Perché hai aperto veramente le strade al diritto e l'hai reso pratico e meno noioso, quindi lo dico davvero e sono onorato di essere qui con te e con voi. Grazie, troppo buono. E allora sai cosa facciamo? La prima cosa che facciamo, visto che magari i nostri ascoltatori podcast ti conoscono poco, se ti presenti, ci dici un pochino cosa fai, del tuo lavoro, insomma. Assolutamente. Allora, io mi chiamo Danilo Granata, come hai preannunciato tu, e sono un avvocato amministrativista. Questa cosa suona un po' come una bestemmia, come ti raccontavo prima, perché quando dico così mi prendono per amministratore di condominio. Mi dicono, ma quanti condomini c'hai? Ma cosa fai? Ma ti conviene? No, non è propriamente così. Quindi iniziamo subito col dire, con lo sfatare un mito, l'avvocato amministrativo in realtà è, diciamo, un terzo, un genus, diciamo, nella categoria dei legali, degli avvocati, che si affianca a quello civilista e penalista. In particolar modo l'amministrativista, magari poi su questa cosa potremmo fare un focus a parte, potremmo anche scriverci libri e libri volendo, è un soggetto, appunto un legale, che si occupa di contenziosi che possono sorgere tra amministrazione e cittadino prevalentemente. Pensiamo a un'ordinanza di demolizione che il comune di Caltanissetta fa al cittadino privato, il cittadino privato allora fa un ricorso, quindi la contesta tramite il tribunale amministrativo regionale, appunto, di competenza. Quindi generalmente riguarda questo genere di contenziosi, oppure tra amministrazioni, quindi si possono anche litigare, tra virgolette, anche due enti, cioè non toglie, quindi il legale amministrativista si occupa generalmente di questo tipo di contenziosi. Bene, io sono uno di quelli, mi occupo principalmente di contenziosi che hanno ad oggetto concorsi pubblici, quindi procedure selettive, anche procedure paraconcorsuali. E concorsi pubblici, appunto, sia quelli, come dire, nati all'insegna del PNRR, quindi questi concorsi fast track, questi concorsi unici, ma anche concorsi, diciamo, anche di accesso, per carità, a corsi laurea. Facciamo l'esempio del test di medicina, che peraltro è una vicenda che è ormai abbastanza ancora calda, anzi, quindi un argomento caldo, perché proprio in questi giorni si sta ancora discutendo del test dell'anno scorso che è stato annullato, e vi dicendo, noi abbiamo seguito proprio alcuni casi, alcuni clienti proprio per questo percorso, in questo percorso. Generalmente, diciamo, noi ci occupiamo di questi contenziosi, cioè non toglie che ci occupiamo anche di materia di diritto del lavoro in generale, comunque anche di diritto previdenziale, assistenza e di cause di risarcimento del danno in materia civilistica. Abbiamo due sedi, la principale inaugurata da poco a Roma, e su via Attilio Frigeri, come ti dicevo prima, Gian Domenico, zona Balduina, e poi invece a Cosenza, che è la sede, diciamo, tra virgolette, più vetusta, su Corso Luigi Fera 32. Quindi, diciamo, cerchiamo di fare sopra e sotto a seconda chiaramente dell'esigenza, ma il TAR principale di riferimento proprio per la contestazione dei concorsi rimane quello romano. Chiaro. Ma e allora me l'hai citati tu, quindi prendo la palla al balzo. Ho parlato anche l'ultima volta di concorsi semplificati, fast track, eccetera. Rispieghiamo un attimo che cosa sono, ma soprattutto anche come sono andati rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato, se hanno creato problemi, hai avuto molti ricorsi da fare a riguardo? Sì, assolutamente. Grazie per l'assist, perché qui c'è da aprire una bella riflessione, nel senso che comunque non ci sentiamo da un annetto. Le cose sì, sono andate avanti, purtroppo vorrei dirti che ci sono stati dei miglioramenti, ma così non è stato. In quanto comunque le problematiche che ti avevo segnalato allora ci sono ora. Quindi, partendo da una definizione, diciamo, volendo fare una premessa sul concorso fast track, queste sono procedure selettive che sono nate, diciamo, recentemente, nel 2020, grosso modo, quando appunto col nuovo governo, beneficiando di quelli che sono i fondi stanziati tramite PNRR, sono nate queste procedure selettive semplificate. Quindi procedure selettive molto più veloci rispetto a una volta, perché ad esempio, molto banalmente, non prevedono, ecco, una prova orale, ma prevedono generalmente una prova unica scritta e, in secondo luogo, una valutazione dei titoli che si dichiarano in domanda, soprattutto per quanto riguarda il concorso per laureati, che possono
diciamo, riguardare il ruolo di funzionari amministrativi, quindi comunque un ruolo importante, insomma, nevralgico nell'ambito dei meccanismi amministrativi. Certo. Quindi generalmente si chiamano semplificate proprio perché sono veloci, c'è cioè una prova unica, diciamo, che avviene tramite sistemi automatizzati, quindi tramite i tablet, quindi sono digitali, sono dei questionari a crocette, insomma, per sintetizzare. Una volta che si raggiunge la soglia dei 21 trentesimi, allora si diventa idonei. Il soggetto idoneo quindi poi può accedere all'altra fase, al successivo step, che è appunto quello della valutazione dei titoli. Quindi più titoli si hanno, chiaramente maggiore sarà poi il punteggio. Questo chiaramente chi fa le carte, chi stabilisce i criteri di come si assegna un punteggio e di quanto serve per superare una prova scritta, ovviamente il bando, che è l'ex specialis, che è un po' il regolamento, ecco, diciamo, di tutta la procedura selettiva. Alla fine di quest'iter, chiaramente viene emessa, viene adottato, o meglio, una graduatoria finale. Una sezione sarà dedicata ai vincitori, quindi i soggetti che vengono chiamati direttamente a lavorare, quindi a prestare servizio, e poi ci sono gli idonei, coloro che potenzialmente possono divenire quindi lavoratori, possono andare a prestare servizio tramite, diciamo, una chiamata che prende il nome molto semplicemente di scorrimento, quindi a secondo questo dell'esigenza di organico che può, come non può, avere un'amministrazione. Questo è un tema molto caldo, Gian Domenico. Insomma, mi dilungo un po' di più perché Vai, vai pure. recentemente c'è stata una riforma, insomma, una legge taglia idonei. Questo nasce da un decreto legge del 2023, poi convertito in legge nello stesso anno praticamente. E sostanzialmente questa taglia idonei mi dice che l'idoneo non avremo più un listone praticamente di idonei, perché si è idonei fino al 20% dei posti messi a bando in più. Cioè, che significa? L'idoneo, diciamo, gli idonei copriranno quella quota che appunto corrisponde al 20% in più dei posti a disposizione. Quindi oltre questa soglia non si è più idoneo. Quindi c'è praticamente, io posso anche superare il concorso, posso prendere ipoteticamente 21 trentesimi alla prova scritta, posso prendere un punto, faccio un'ipotesi molto pratica, per un titolo, quindi otterrò il punteggio complessivo di 22, ma io a seconda, per via di questa riforma, vengo tagliato fuori. A mio avviso, qui mi permetto, insomma, ne approfitto, faccio una piccola osservazione che non vuole essere una critica, ma non riesco ad arrivare, diciamo, più che altro al concetto amministrativo che è stato partorito. Cioè, io ho fatto questa riforma a taglia idonei, quindi ho tolto delle risorse professionali spendibili, anche perché le graduatorie possono essere cedute tra le varie amministrazioni a seconda dell'esigenza. Però cosa faccio? Nel contempo, le stesse amministrazioni che potrebbero attingere da quella graduatoria X fanno altri bandi. Allora, mi sembra che questo operato sia un pochino illogico, perché di certo non è conveniente e non risponde ai criteri di efficienza ed economicità che invece dovrebbero guidare l'agere amministrativo, come sancisce l'articolo 97 della Costituzione. Quindi su questo un pochino la butto lì, un pochino, nel senso che vorrei riflettere proprio su questa nuova riforma. A mio avviso non è un passo in avanti, Gian Domenico, per questo ti dicevo che le novità ci sono state, ma cioè in peius, non in meius. Certo, per questo ti chiedevo appunto, alla luce anche di quello che ci avevamo detto l'anno scorso, come erano andate le cose, perché volevo proprio sapere un Certo. tuo parere al riguardo. Beh, il bello di intervistare persone come te in generale è veramente il fatto anche che ci aggiorniamo anche noi, oltre che agli oltre che No, agli ascoltatori. grazie. È sempre un confronto costruttivo qui. Esattamente. E volevo chiederti allora se sono frequenti in questi concorsi così veloci errori nelle valutazioni. Ti è capitato appunto? Sì, di recente c'è stato un concorso che, diciamo, sempre nasce insomma, dalle linee RIPAM, quindi dalle casse di Forma SPA, ed è il concorso per 2.293 unità, che sicuramente anche tu conosci. E anche lì c'è stato un problema per quanto riguarda non solo quesiti ambigui durante la prova scritta, su cui si è andati anche in appello, insomma, c'è stata tutta una contestazione che ha portato poi all'accoglimento dell'appello. Ma soprattutto c'è stata, a mio avviso, una grande svista sui titoli, perché il bando valutava nello stesso modo, quindi assegnava lo stesso punteggio a titoli accademici, cioè a lauree che, senza voler svilire, come dire, l'importanza di nessun titolo, non possono essere equiparabili. Faccio riferimento in particolar modo a lauree triennale e lauree Certo. magistrali o a diploma di vecchio ordinamento. Quindi sono due lauree che proprio per legge, sulla base di quello che è il DM 509 del 99 e altre leggi affini, prevedono dei percorsi del tutto diversi, sia in numero di ore, sia in numero di carriere, in termini di esami da sostenere, per cui è stato censurato dinanzi al TAR.
proprio questa disparità di trattamento, perché tu non puoi dare lo stesso punteggio a un soggetto che ha una laurea triennale rispetto a un soggetto che ha una laurea magistrale ciclo unico, come può essere giurisprudenza. Ma non, Certo. ripeto, senza voler svilire chi ha la triennale, però No, no, no. tecnicamente, in base a quello che prevede la legge e in base proprio al carico, al monte di ore che si hanno, insomma, ovviamente si arriva anche logicamente come percorso di Esatto. durata, una triennale, un'altra magistrale, ci arriviamo da soli. Non è stata ovviamente una scelta, una determinazione amministrativa inserita nel bando, appunto, ragionevole. Innanzitutto ci fu un problema perché i ricorsi al TAR, volti a contestare queste graduatorie, quindi le risultanze finali, vennero, diciamo, in via cautelare rigettati. Il bando prevedeva proprio questo genere di, diciamo, di equiparazione. Inizialmente il TAR ha rigettato in via cautelare i ricorsi, quindi solo in via provvisoria, in quanto tecnicamente riteneva che il bando andava impugnato all'origine, quindi non si poteva più contestare la graduatoria perché andava impugnato il bando. Ora, si superò nel merito questa eccezione mossa dall'avvocatura e quindi, diciamo, anche in un certo senso rilevata dal TAR, in quanto le clausole non erano immediatamente escludenti. Come ben sappiamo, soltanto la clausola che immediatamente esclude il partecipante va impugnata in quel senso, perché la lesione si attualizza proprio con l'adozione del bando. In questo caso, invece, la disparità di trattamento che poi è andata a, come dire, essere trasposta nella valutazione dei titoli, ovviamente la potevamo avere solo con la graduatoria, quale ultimo provvedimento che conteneva il punteggio sui titoli. Quindi la lesione si è attualizzata soltanto con la graduatoria, appunto si è evidenziato ciò, quindi tutta questa giurisprudenza sulle clausole, e i ricorsi sono andati bene. Il giudice, che in genere, come sappiamo, non può sostituirsi all'amministrazione, non può sostituirsi all'amministrazione, ha comunque in questo caso ritenuto di disporre il riesame. È che per logica deduzione la laurea magistrale doveva valere il doppio di una triennale, quindi di fatto si è sostituito, ma arrivandoci in modo chiaramente tramite un'interpretazione, come dire, anche sistematica, no, delle Certo. norme esistenti, quindi diciamo così. Quindi era l'unico modo possibile a raddoppiare il punteggio, quindi era in un certo senso quella dell'amministrazione poi un'attività attuativa di natura vincolata sulla base del dictum giudiziale. Di contro, quindi abbiamo avuto, è stato molto importante, perché molti ricorrenti nostri sono divenuti vincitori. Il processo in questo caso è stato un po' più lungo perché, ripeto, ci sono stati i primi rigetti cautelari, poi nel merito si è avuta la vittoria e questo quindi sono state le ultime vittorie dell'ultimo periodo del 2023. Ho capito. Ma infatti, ora in parte ne hai citato uno, ma quali sono i problemi giuridici che di solito riscontri appunto in queste procedure, oltre a questi errori valutativi? Sì, errore di valutazione sui titoli, quindi disparità di trattamento, addirittura titoli non valutati, quindi proprio un'omessa considerazione dei titoli. Addirittura un ricorrente aveva dichiarato in domanda di avere due master, entrambi di secondo livello, è stato dato solo il voto a un master, quindi si tratta di sviste palesi. Io non so se sia un problema di algoritmo, perché chiaramente ora c'è l'algoritmo che, come sai, viene impiegato, insomma, diventa una macchina robotica quasi nello, diciamo, fare il check sulle domande di partecipazione, quindi estrapoli i dati per ogni candidato e poi automaticamente si assegna un punteggio. Io credo che il problema sia proprio questo, affidarsi, che insomma ci si stia affidando un po' troppo a questo algoritmo che comunque può sbagliare, queste situazioni al TAR lo dimostrano, quindi il responsabile persona fisica forse dovrebbe essere sempre individuabile, quindi dovrebbe essere sempre lì a controllare, diciamo, l'algoritmo, la vecchia domanda, chi controlla il controllore? Quindi sicuramente c'è un problema sui titoli, quesiti come al solito formulati in modo ambiguo. Abbiamo avuto nel concorso INL, forse di questa storia ne avevamo già parlato, a ben 22 ricorsi vinti, ti parlo di maggio 2023, proprio perché c'era un quesito che faceva riferimento a una direttiva che era ormai stata abrogata in quella parte richiesta, quindi non era più, era cambiata la norma, la direttiva, la norma comunitaria era ormai mutata, quindi non si può chiedere una norma non aggiornata in un concorso, perché altrimenti quella domanda diventa fuorviante. Certo. Quindi si crea il problema. Domande ambigue, titoli non considerati. Talvolta, ragazzi, abbiamo avuto anche una cosa molto più strana, sebbene questa è ancora in corso di accertamento. Domande, cioè, o meglio, risposte date ai quesiti che non sono state registrate dal sistema. Dice, come la dimostri sta cosa, avvocato? E beh, qua è più difficile. L'onere della prova qui è sicuramente molto più difficoltoso, anche perché nell'amministrativo un pochino il campo probatorio, l'indagine probatoria è un pochino più limitata. Diciamo che l'unica possibilità che Gian Domenico che abbiamo trovato e che ci sta portando, spero, verso la vittoria, è proprio stata la richiesta di ostensione dei cosiddetti file log.
che sono dei, proprio dei report che, come ben sai, registrano ogni operazione che il candidato concorsista fa sul tablet materialmente quando sostiene la prova scritta. In questo modo abbiamo verificato che in effetti c'è stato uno smacco, se ben 9 domande questo ricorrente avrebbe saltato nell'ambito di un secondo. Chiaramente non avrebbe avuto neanche il tempo di leggerle, non Impossibile, avrebbe neanche certo. avuto il tempo, quindi è chiaro che probabilmente c'è stato un gap, c'è stato anzi o meglio un blocco da parte del tablet, del sistema che non gli ha consentito di visualizzare correttamente queste domande. Da ciò si è creato il problema e ora vedremo come va nel merito. Certo, ecco ragazzi, appunto, spoiler, quando avete questo tipo di problemi ci si rivolge ad avvocati come Danilo per riuscire a risolverli e si va in processo. Ma ecco, colgo la palla al Sì. balzo per chiederti, quanto dura un processo amministrativo? Perché tanti di solito si fanno scoraggiare dalla immaginaria Certo. durata del processo, come ce lo immaginiamo così lungo? Ci sono degli strumenti per tutelare la posizione del concorsista, che appunto è nell'attesa e in modo tale che si abbrevino queste tempistiche? Sì, è una bella domanda perché quando vado in giudizio, vado in causa, già detta così, chiaramente il concorsista ci va in ansia, cioè quando ci chiamano, ma cosa, chi devo denunciare? Ma io poi no, come ci lavoro nel ministero? Come fa? Allora, sfatiamo subito sto mito, Gian Domenico, permettimi. Vai, vai. Ragazzi, il ministero prende 100 ricorsi al giorno, li prende ogni 5 minuti, non si ricorderà mai di Danilo Granata che fa ricorso, sono oberati di denunce, di diffide, di atti stragiudiziali e quant'altro, talvolta neanche si fanno difendere, diciamo, dall'avvocatura dello Stato, proprio perché, diciamo, la mole di contenziose, le cose da gestire, da una parte, insomma, la macchina burocratica, per come architettata non aiuta, quindi diciamo innanzitutto, non è quando si fa un ricorso al TAR non dobbiamo vederla come un'azione contro qualcuno, si va da un giudice, questo anche un po' in generale, affinché si abbia l'accertamento di una certa situazione, cioè per capire se in quel caso l'operato amministrativo è stato errato oppure no. Quindi il ricorso al TAR nasce, diciamo, sicuramente in una funzione di questo tipo, proprio per ripristinare un equilibrio che si asserisce essere violato. Il processo amministrativo generalmente dura meno di quanto pensiamo, perché a differenza di altri giudizi come quello civilistico, dove insomma vale carende greche e ci troviamo i figli che continuano al posto nostro i giudizi, il processo amministrativo è molto più breve, perché un primo verdetto che prende il nome di ordinanza cautelare adottata all'esito di una camera di consiglio, ce l'abbiamo entro un mese. Quindi in un mese noi abbiamo già una risposta. I clienti, quando gli dici sta cosa, prendono un'aria, un sospiro di sollievo, perché cioè, allora sto dente lo caccio subito, capisco subito che è Certo. morto o morì, perché poi nel provvedimento cautelare, al netto di ogni considerazione sulla sua provvisorietà, il giudice si espone, si sbilancia, ci fa capire qual è il suo orientamento. Quindi io pure avvocato riesco a orientarmi, ci puoi sperare, oppure ti dico guarda, organizzati diversamente, continua, comincia ad andare avanti con la tua vita. Ne riparliamo poi. Quindi voglio dire, il provvedimento cautelare ce lo diamo entro un mese, che è una prima ordinanza. Quindi si fa il ricorso, si notifica, cioè vuol dire si trasmette alle controparti, si deposita, quindi si porta alla conoscenza del TAR, che è appunto il giudice amministrativo di primo grado, il giudice degli interessi legittimi viene definito, e sostanzialmente poi entro un mese abbiamo questa udienza camerale all'esito del quale viene adottato un provvedimento. Dopodiché c'è la fase finale, che appunto è l'udienza pubblica di merito, quindi il giudice va a conoscere in modo approfondito le carte, non mi dice più mi sembra che l'avvocato ha ragione, mi sembra che l'avvocato ha torto, cioè l'avvocato ha ragione e l'avvocato ha torto. Quindi è adotto una sentenza, che invece è un provvedimento che ha natura definitiva, non più provvisoria, un provvedimento che rimane. Certo. Questo generalmente si ha questa situazione. È chiaro che l'udienza di merito, scusami se ti Vai, vai. blocco, ce l'abbiamo nell'arco di un anno, l'udienza finale, ma l'udienza camerale, cioè la prima udienza, ce l'abbiamo in un mese. Poi, se vogliamo accorciare i tempi, come giustamente prima anticipato, gli escamotage, diciamo che il codice del processo, compatibilmente con le esigenze giudiziali, esistono, perché ad esempio posso depositare un'istanza di fissazione udienza, diciamo con urgenza, che prende il nome di istanza di prelievo perché magari c'è una particolare situazione, ad esempio quei posti stanno finendo, ci sono degli scorrimenti, quindi ho tutto interesse che il mio cliente abbia l'udienza perché dopo potrebbe essere troppo tardi e la sentenza, anche se positiva, potrebbe essere di difficile applicazione. Cioè, dopo il problema è anche questo, quando si ha ragione nel merito, e il merito ce l'abbiamo dopo anni, vai a ripristinare la situazione, Certo. diciamo, esistente prima. Cosa si fa allora? Allora dopo, se non è più possibile, bisogna prevedere un risarcimento per danno. Insomma. Eh sì, ovvio. Ma allora, domanda da 1 milione di dollari, ma in realtà penso sia molto facile. Che cosa succede al ricorrente
che vince il ricorso. Cosa succede al ricorrente che vince il ricorso? Al ricorrente che vince il ricorso, sostanzialmente, beh, innanzitutto è felice, da paura dopo tutto quel carico di ansia, siamo tutti felici perché prima è una partita, si chiude una vita, diciamo, insomma, siamo riusciti un pochino a dare un contributo importante, ecco, diciamo così. Il ricorrente, a parte gli scherzi, che vince il ricorso, dopodiché nell'arco di 30 giorni si vedrà, diciamo, attuare la pronuncia. In che modo? Questa ricorrente potrebbe essere chiamato, se diventa vincitore col punteggio rettificato, rimanendo in tema di concorsi pubblici, diciamo, di questa tipologia, allora viene chiamato direttamente per prendere servizio, quindi sceglie la sede, prende servizio e via dicendo. E generalmente accade entro 30 giorni, ripeto, altrimenti molto semplicemente diventa idoneo, quindi ha un punteggio, subisce un aumento di punteggio. L'amministrazione come fa? O manda una PEC al diretto interessato, al candidato, e per conoscenza generalmente mette anche lo studio legale che l'ha seguito, oppure fa un aggiornamento, quindi lo pubblica sul sito, quindi sul proprio sito, appunto, in attuazione della sentenza del TAR. Quindi sostanzialmente io credo che le impostazioni, ecco, l'architrave nella fase esecutiva, diciamo, sia questo. È difficile, devo dire la verità, che le amministrazioni centrali non eseguono, e quindi poi bisogna andare in ottemperanza, salvo casi in cui non ci sia un appello, ma questi sono casi rarissimi. Nella mia, certo, diciamo, modesta esperienza non ho visto ancora, non ho ancora ricevuto appello al Consiglio di Stato. Poi non me li voglio chiamare da buon calabrese, cerco di fare tutti gli scongiuri, però finora non ho visto appelli al Consiglio di Stato, né tantomeno nel caso appelli vinti. Quindi generalmente le sentenze del TAR in questa materia sono puntuali. Meno male. Allora ti faccio una domanda conclusiva, Danilo. In realtà mi avevi già risposto in parte quando ti ho fatto la seconda, ma riorganizziamola. Ti avevo chiesto l'ultima volta che eravamo stati in intervista insieme una domanda su quale fosse il tuo auspicio per i futuri concorsi. Ora te la ripropongo e ti chiedo se le cose sono effettivamente migliorate rispetto alla nostra intervista di un anno fa. Allora, Gian Domenico, come sì, in parte ti ho già risposto, io credo che questa riforma taglia idonei, con l'assoluta franchezza, non aiuta parecchio, non aiuta molto, perché tu mi hai fatto il taglia idonei, quindi hai messo delle risorse da parte, però ora, come avete sicuramente seguito, anche il ministro Zangrillo ha idea di fare altre 300.000 assunzioni nell'arco di questo triennio, quindi mi sembra che ci sia un po' di contraddittorietà. Cioè, se mai la mano sinistra non sa che fa la mano destra, molto praticamente. Quindi io vorrei capire dove si sta andando, cioè le risorse stanziate dal PNRR come vengono spese. Questo è il modo logico di spendere? Graduatorie che non vengono prorogate, faccio l'esempio della graduatoria CUFA, del concorso unico funzionari amministrativi, sì, dove ci sono 14.000 idonei che sono stati mandati praticamente a casa, sono stati tagliati fuori perché non è stata prorogata, però nel contempo gli stessi ministeri di riferimento hanno fatto altri bandi. Cioè, si è creata anche una sovrapposizione. Io credo che se il fabbisogno di personale c'è, vada, diciamo, esaurito proprio attingendo da quelle graduatorie. Quindi, a mio avviso, il taglia idonei non è un passo in avanti, ma un passo probabilmente indietro. Non ne vedo alcun vantaggio, perché insomma, fossero finiti i soldi, allora posso capire il tagliare idonei. Però, se comunque c'è da bandire, sono previste tutte queste estensioni, c'è carenza di organico, allora forse un attimino bisognava impostarla diversamente. Però questa è una mia personale idea. L'auspicio è che sicuramente, ripeto, ci sia un maggiore controllo, e una maggiore attenzione, che non si demandi tutto a una logica algoritmica, perché l'algoritmo è fallibile. No, probabilmente l'Italia, detto francamente, ancora non siamo pronti a una digitalizzazione completa, e soprattutto non in un campo sensibile come quello del processo assunzionale. Quindi io credo che, a mio avviso, una persona fisica, un responsabile che sia, che abbia anche la responsabilità giuridica delle scelte fatte, debba essere sempre individuato e individuabile. Quindi affiancare l'algoritmo, ma nel contempo potenziare, valorizzare il dipendente pubblico anche tramite appositi cicli di formazione e quant'altro, e l'amministrazione dovrebbe chiaramente, diciamo, la parte anche nel momento di adozione del bando dovrebbe, come dire, meglio aggiornarsi su alcuni passaggi e evitare alcune sviste, perché poi i ricorsi al TAR da una parte possono ripristinare l'equità, ma dall'altra parte sicuramente possono portare a un rallentamento delle procedure, perché è chiaro, tante volte l'amministrazione nella pratica lo vedo, che aspetta la Camera di Consiglio prima di dar vita allo scorrimento, prima di dar, diciamo, di andare avanti con la procedura, giustamente, perché altrimenti dopo devono rifare le carte.
Quindi sicuramente ci vuole maggiore attenzione proprio per prevenire il ricorso al TAR. Lo dico, faccio la controparte, sono contro i miei interessi, quindi pensate un po'. Questo è l'auspicio. Assolutamente, grazie allora per averlo condiviso con noi, Danilo, e grazie per essere tornato con noi. Grazie a voi, grazie a te Gian Domenico per questa opportunità. Finalmente un podcast su Spotify, ho realizzato il mio sogno. Allora te la manderò quando esce, ovviamente. Sì. Ovviamente grazie. Noi ringraziamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito fino a questo punto e raccomandiamo come sempre per concludere che ci possono scrivere su Facebook, Instagram o in forma di commento qui sotto anche su YouTube o alle nostre mail ufficiali info@diritto.it o consulenza@diritto.it e come al solito noi cercheremo di rispondervi e provvederemo, come appunto anche nel caso di questa puntata, a creare delle puntate ad hoc che sono oggetto delle vostre domande più frequenti. O ancora, in questo caso, chiederemo all'avvocato Danilo Granata di tornare ancora una volta con noi per e sarà un piacere fare nuovi contenuti e lo faremo Danilo. Intanto io ti ringrazio nuovamente. Grazie a voi. E auguro a tutti una buona giornata e alla prossima puntata. Ciao.